quattro. Certi ce li avevano regalati, tipo questo qua che è uno di quelli super costosi, ce li avevano regalati i pompieri. Questo qua è comodo perché ha l'apertura sotto, ma io ho scoperto come farla anche in uno riciclato qualsiasi, cioè non c'è bisogno di comprarli. Questi qua invece erano di legno plastificato e questo secondo me è uno dei più belli, è quelli che gira con la manovella, così quando devi mischiare non fai nessuna fatica. Ma che composta come fare? Una maniera particolare di compostare o sono semplicemente Ma la differenza che ho notato fra i compost che ho visto qui in Italia, intanto la maggior parte vedo che non hanno il tappo. Sì, che non sono coperti. E invece è importante, sì, la reazione però è data dai buchi, a lato, sotto, cioè deve essere bucherellata, però tappata perché non vada via la temperatura che forma il processo della Ah, descomposizione. ok, cioè, questa è una domanda che ti faccio. Noi ad esempio abbiamo realizzato con dei pallet che eravamo qua e abbiamo messo delle reti a terra, dove c'erano delle reti a terra, abbiamo messo delle reti per evitare che fossero topi o animali veloci che scendono. E nella reti c'è proprio una fianca all'altra, diciamo dove uno si punta sul pianale per la tutela e l'altro quando si vede che era iniziata a mangiare la roba, lo spostiamo, in pratica non è in due situazioni differenti, però non sapevo. No, cioè, per esempio lui prima diceva che lui, puoi anche fare solo dei mucchi in giardino, però dato che stiamo parlando di compostiere a livello urbano, cioè sì, sarebbe preferibile proprio non fare dei mucchi selvaggi, però anche nel caso dei mucchi selvaggi, cioè, li puoi coprire con un telo, magari a maglia fina, per mantenere un pochino la temperatura. E poi magari, beh, qui non è un grande problema, però dove piove tanto ci si. Sostanzialmente l'importante è che abbia almeno La compostiera la vediamo bene domani, però deve essere un contenitore qualsiasi, qualsiasi che c'è in casa, o a volte si possono fare anche con quei bidoni che si usano per la roba sporca. Oppure, cioè, qualsiasi cosa, però deve avere tantissimi buchi per far passare l'aria e un tappo. Quindi uno si può inventare qualsiasi cosa. Io ne ho viste di molto belle anche solo con la rete, con dei pali di legno attorno, e non è che devi avere un tappo che si incastra perfettamente, puoi anche solo metterci un telo. Scusa, i buchi tra il tappo e il topo. Ma il tappo senza buchi li facciamo attorno e sotto. Sì, tutto attorno, questo con un trapano, dipende un po' dal materiale, come si riesce a lavorare. Poi se invece troviamo una bella offerta e vogliamo comprare una compostiera già fatta, nel caso già pronta come questa, è comodo perché per la manutenzione quotidiana, quando magari hai comunque normalmente uno anche lavori, figlia, famiglia, e questo qua ti può aiutare. Sì, questo gira. Così tu non devi fare niente. Noi in orto avevamo anche un altro attrezzo bellissimo che si infilava e praticamente con una manovella, cioè tu facevi proprio la fatica di girare una piccola manovella, però c'era tutto un meccanismo che roteava. Semplicemente prendi un bastone o la vanga e lo rivolti un po', non bisogna farlo tutti i giorni comunque. Questo processo di compostaggio può sembrare un pochino più faticoso, però ti permette di avere la composta Quindi velocemente. lo scuotere per più grande Lo materiale. scuotere e farlo in questo modo, rispettare un pochino gli strati, quindi impareremo domani che ci sono tre strati principali. Delle cappe, che poi ho imparato la cosa delle cappe, il concetto delle cappe, poi avrete già capito in quel modo il concetto di orto a lasagna, cioè fare bene le cappe, non lasciare mai i rifiuti verdi scoperti. È fatta così, non puzza, è veloce, funziona bene, pratica. Poi, dato che è economica, dato che possiamo recuperare materiali dall'immondizia anche, ne possiamo avere 3, 4.
l'importante è avere abbastanza materiale. Un'ultima domanda, giusto per capire che ho capito. L'orto alla lasagna è il pancale con sotto, diciamo, qualcosa che lo isoli dalla terra. L'orto alla lasagna non deve essere per forza contenuto. Per esempio, questi qua erano tutti orti a lasagna, tutte queste vasche. Quindi può essere un contenitore da orto urbano, però per esempio tu lo puoi fare anche in campo aperto dove la terra fa schifo. No, non solo. Intanto tu hai una in base c'è un terreno schifoso, arido, che ho è un terreno di recupero perché magari ci avevano costruito un giardino di un edificio, quindi dentro il piano di ciottoli è troppo argilloso, ho appunto terreni aridi che qui ce ne sono un sacco dove non cresce praticamente nulla, oppure anche dove magari vuoi contenere tutte le volte che vuoi contenere la crescita delle erbacce è molto utile perché tu li metti sopra una base, cioè è vero che le erbacce qui in Puglia meno male che ci sono, meno male che creano un pochino di... che le radici fanno il loro lavoro, perché almeno le rare volte che c'è un pochino d'acqua il terreno si rifertilizza. Però ogni tanto quando facciamo l'orto le dobbiamo eliminare e il fatto della lasagna aiuta perché tu metti una base di materiali qualsiasi. No, non si estirpa mai la radice. Io le calpesto, cioè le calpesto un pochino per appianare, poi senza la luce va da sé che dopo un po' smettono di crescere. Però la materia organica, almeno dei cadaveri, serve a qualcosa. Mm-hmm. Sì. Comunque domani lo vediamo bene, quello della composta. Vediamo passo passo. Sì. Poi qua ci vuole. Ah, bene. Qui c'erano gli orti verticali. Anche questo è facilissimo da fare, non serve praticamente nulla. Questo qua è un sacchetto di plastica un pochino più spessa. Dentro, ingrandisco ancora di più, questo qua è un tubo bianco rigido che si trova sempre nell'idraulica, che poi è quello che mi piacerebbe avere per farvi vedere i vasi dove c'è il ristagno dell'acqua. Questo è uno spago, si chiude il sacchetto attorno a questo tubo. E il sacchetto si riempie del substrato per la pianta che vuoi mettere, in questo caso erano lattuga. E quindi cosa fai? Tu butti l'acqua dentro al tubo, il tubo ha dei bucherellini, dei piccoli forellini, l'annaffi dall'alto. Dopodiché fai degli sfregi dentro al sacchetto, ci puoi buttare o direttamente i semi o in questo caso avevamo messo un po' di... ora c'erano le fragole, però ci puoi mettere il nasturzio, ci puoi mettere la lattuga, metti la tua pianta e sotto, per non buttare nulla, c'è una vasca con... questa era una vasca d'alluminio di recupero, però si può mettere o un pneumatico oppure una di quelle tine che si usano per lavare i panni. Ci metti una vasca sotto, così l'acqua che rimane può nutrire delle piante acquatiche. Quindi tutte cose molto spartane. Poi qui ad esempio c'era questo secchio che dentro aveva uno di quei vasi che vi ho fatto vedere prima. Un sacco di pneumatici. Sì. Sì, assolutamente. Poi io ne ho visti altri, vabbè, a Milano nel nord ne fanno un sacco perché ora va di moda, però a volte sono un pochino
scomodi, anche solo ci fanno dei mega impianti di irrigazione costosissimi, però già per il fatto che magari sono troppo alti, poi non capisci se stanno annaffiando, cioè di solito muoiono tutti. Nelle scuole facevamo degli orti verticali con le bottiglie, se volete il giorno del laboratorio vi faccio vedere come si fa, però erano, sapete che in Messico non si può bere l'acqua del rubinetto? E quindi normalmente si compravano quei bottiglioni d'acqua che a volte qui ci sono nella banca, negli uffici, e con quello là si fanno dei begli orti verticali con un po' di filo, però ecco, devono avere spazio, perché poi è un po' ridicolo pretendere di fare, cioè, nella bottiglia della Coca-Cola, sì, va bene, qualcosa ci fai, però è più una cosa dimostrativa. Invece con dei contenitori un po' più grandi può diventare effettivamente, come dici tu, una buona alternativa, un salvaspazio, sì. Ah, qua addirittura c'era un progetto bellissimo di un pneumatico di una moto, che quindi sono un pochino più piccoli, quindi un pneumatico di una moto tagliato, la parte superiore tagliata per creare più spazio, poi lo rigiri dall'altro lato, quindi esternamente c'è la parte più liscia, che è anche un pochino più bella da vedere, dipinto, appeso con delle catene al soffitto, e qui ci puoi mettere fagiolini, zucchine, quindi un altro modo per risparmiare un po' di spazio. La gomma non è un materiale proprio per poter lasciare la No, cioè si può usare perfettamente. Considera che, a parte che un pochino è un po', si salvi il possibile, cioè nel senso, è vero che magari ci potrebbe essere un pochino di materiali nocivi a volte, però ti ripaga tutto in salute, perché comunque ti mangi una cosa che te la stacchi dalla pianta, che ha tutti i suoi nutrienti intatti, quindi insomma bisogna sempre un po' bilanciare, un po' lo stesso discorso per cui tanti dicono no, ma che schifo l'orto in città, l'inquinamento, però comunque poi i vantaggi nel mangiare la verdura sana, senza chimici, battono questi dettagli, però in generale il pneumatico non crea nessun problema. Questi sono tutti esempi di contenitori che sono impermeabili, non drenati, non... Ci deve essere sempre... Sì, ho buchi un pochino, questo qua per esempio era coperto dalla plastica, sì, ci deve essere un sistema di drenaggio. Qua in questa piccola vasca stava, allora era piccola ma stava per crescere un mostro, nel senso che qui è venuto su un pomodoro tremendo, considera che poi in quest'orto non c'era neanche così tanta luce, quindi è stato proprio un po' un miracolo. E qui un altro esempio di come sfruttare la crescita delle piante nel senso verticale. Questa qua era una rete, una struttura abbastanza semplice, altissima, e nonostante questo non è bastata, perché poi abbiamo dovuto legare da qui per arrivare fino al tetto con dei fili, e lui continuava a crescere. Quindi anche quando c'è la terra buona, anche in poco spazio, con tutti poi i trucchi. Sì, è un comune. C'era un po' di plastichino. Mm-hmm. Sì, cioè non dovevi stare sotto quando lo annaffiavi, però vabbè, annaffiava le piante sotto, comunque serviva. Qua c'è la spirale di erbe, come Marinella è un'esperta. Però bisogna controllare ancora sopra. Ah, e poi mi ricordo che quando ci eravamo parlati mi avevi detto una cosa bellissima che si fa qui in Puglia. Ecco, bella quella cosa di mettere direttamente le foglie. Quello nell'orto, quando facciamo gli orti a lasagna, sarebbe bello metterci delle foglie. È una super riserva di nutrimento. Qui è pieno. Ah sì, scusate, vi spiego. Hanno messo in mezzo
al terreno di questa spirale, comunque in qualsiasi contenitore, puoi mettere alla base delle foglie di fico d'India che servono un pochino da concime, che mano a mano che si descompongono nutrono il terreno. Quindi puoi usare tutte quelle che si staccano, quelle più brutte. Sì, ma anche se le taglio. Oppure le taglio perché tanto ricreto. Ma no, era per non dire così che poi uno va a devastare le quattro aiole che ci sono. Infatti, quindi quella è un'idea bellissima. Sì, sarebbe bello. Sarebbe bello. Sì, sì. Mi chiedevi qualcosa? No, no, non è sicuro, non è scema, dillo. Ah, ok. Questa roba? No, questo era un oggetto. Ah, la spirale di Herb, praticamente c'è una foto di un corso dove si capisce bene come si fa. Qui era uno dei tanti corsi che si facevano dentro all'orto in città, partecipavamo noi come apprendisti e poi la gente che voleva venire, c'erano dei costi veramente simbolici, in questo in particolare abbiamo fatto la spirale. Qui era solo per far capire alla gente come si faceva, abbiamo usato dei sacchetti di humus di lombrico. E praticamente fai una struttura a spirale, quindi aumentando sempre. Si può fare con tanti materiali, con i mattoni, anche questa idea è bella in teoria, di usare dei sacchetti, tipo la protezione civile ha sempre un sacco di sacchetti, quelli là di juta, andate a chiedere la protezione civile perché con quelli si possono fare un sacco di cose, si possono coltivare le patate oppure si possono riempire di materiali per fare queste strutture. Ecco, qui si vede. Quindi insomma, una struttura spirale di solito si usa per le aromatiche, però volendo il concetto principale è che metti in alto le piante che hanno bisogno di più acqua e che poi le piante che hanno bisogno di meno acqua e poi per gravità l'acqua va verso il basso, quindi è un altro modo per ottimizzare. Luce e ombre attraverso, quindi sfruttare l'altezza delle piante per offrire ombra, era questo qua. Torniamo all'orto, vediamo cos'altro c'è da vedere. Allora, qui ai tempi, quando è stato fondato l'orto nel 2007, c'era anche un impianto di idroponia che aveva introdotto una delle tre fondatrici, che era americana, che però è durato pochissimo perché in generale l'argomento dell'idroponia non riceve molto successo in Messico. A me personalmente non piace tanto, nel senso che se usi praticamente sono delle piante che crescono nell'acqua principalmente, quindi per non usare terra, anche se comunque quello potrebbe essere una cosa vantaggiosa, il fatto di non dover
usare terra e usare degli spazi verticali, in realtà poi devi buttarci delle sostanze, perché va da sé che tutte le cose che normalmente la pianta mangiava dalla terra non ce le ha, quindi le devi dare attraverso l'inserimento di sostanze. Normalmente nell'idroponia che ho visto qui in Italia, soprattutto nella zona della Lombardia, si mettono sostanze chimiche. Ogni qualvolta si cerchi di fare in maniera organica costa troppo. Cioè queste cose che ci metti dentro, alghe, soluzioni, sono troppo care. Quindi noi nell'orto, che doveva essere una dimostrazione di come farlo anche per la gente che non ha disponibilità, a un certo punto abbiamo eliminato perché non ci piaceva tanto. Qua c'era, queste cose ve le farà vedere meglio Ismael, anzi Ismael porterà esempi molto più intelligenti, però questa qua era un tetto verde in miniatura, nel senso che era una vasca con delle piante succulente che quindi non avevano bisogno di tanta acqua, con due bocchettoni di fuoriuscita drenanti. Mm-hmm. Quindi era un piccolo esempio di tetto verde. Mm-hmm. Poi perché c'è questa rete, questa struttura? Per un minimo di protezione dagli insetti predatori nella maniera un pochino più semplice, quindi chiudendo le camere della coltivazione con delle reti, con dei buchi abbastanza grandi però per far entrare gli insetti più piccolini, che invece tipo le api o... Cioè se non cerca gli uccelli non riesce a far entrare. Questa qua è la barriera per gli uccelli, per gli uccellini, perché comunque in città loro prima mangiavano da degli alberi schifosi che c'erano nella piazza della chiesa, poi tu li metti un mega orto pieno di roba, quindi bisognava fare qualcosa a forza. Gli archi sono super facili da trovare, sono i tubi, non so se anche in italiano si dice così, comunque PBC, sono i tubi che si usano in idraulica. L'unica caratteristica è che devono essere un pochino flessibili. E poi le reti si compravano nei negozi di tessuti, però qui sicuramente si trovano dal ferramenta. Quindi sì. Sì, nei negozi di tessuti c'erano queste maglie qui. Quindi là, No, in realtà. Cioè lasci dei buchi così per far passare comunque gli animali, entrare, uscire. Come? Eh sì, devi far passare gli animali normalmente, ma non che ci vadano proprio a mangiare pranzo, cena, colazione, tutti gli uccelli del quartiere, ecco. Ma questo cortile è scoperto, da un lato ci sono, faccio vedere un'altra foto, c'è solo un pochino di rete protettiva messa in cima, però no, è scoperto, sì. Poi volevo trovare una foto per farvi vedere gli impianti di irrigazione, ma non so se ce l'ho. Comunque. No, lì, scusate, no, l'impianto irrigazione, la raccolta delle acque della pioggia. A voi non interessa tanto, Ismael vi parlerà di sistemi di raccolta dell'acqua, di uso consapevole dell'acqua adatti alla vostra situazione. Comunque qui c'era un leggero pendio formato con tipo lamiere e c'erano dei tubi che facevano convergere l'acqua fino a questa botte qua verde che vedete. Anche lì non piove quasi mai, quindi era più una cosa dimostrativa, e ogni tanto si riusciva ad annaffiarci un po' le piante. Ah, l'irrigazione dell'orto era tutta manuale, perché su 80 metri quadri comunque te la cavi piuttosto bene.
Sì, poi c'erano dei vari trucchi, per esempio questo vaso, c'era un vaso molto grande con dentro delle piante fitodepuranti che ci permetteva di usare quelle che chiamano le acque grigie, le acque sporche. C'era ora non ho la foto purtroppo, però c'era un lavandino dove si pulivano i piatti del pranzo, dove ti lavavi le mani, che non aveva il fondo, cioè quando aprivi l'acqua usciva direttamente per terra, e c'era un secchio che la raccoglieva. Quando si riempiva questo secchio di acqua schifosa, tu lo prendevi e ci andavi ad annaffiare quel vaso che aveva dentro una calla, come si chiama quella pianta dentro? Una calla, aveva del papiro, aveva delle lenticchiette acquatiche, quindi annaffiavi con l'acqua sporca questo vaso, e poi sotto ci avevamo applicato un rubinettino e con quell'acqua ci annaffiavi l'orto. Quindi, quanto tempo tu ce l'annaffiavi? Tu l'hai finito. Allora, un vaso normale, però alla fine si aumentava la sostanza drenante molto sul fondo, quindi magari c'era un bello strato, non so, di lapillo, di pietre, anche pietre normali. Poi da metà c'era la terra normale, non sono piante che hanno molte necessità comunque a livello di terreno, c'è il papiro più o meno, te ne cade un pezzo su un vaso, normalmente ti cresce da solo. E quindi quando annaffiavi facevano il loro lavoro e l'acqua che usciva era già adatta per nutrire le altre piante. Quindi è una cosa semplicissima. Poi ogni tanto il materiale va cambiato? No. Diventa, perché si prende appunto di stipezza? No. Beh, però l'acqua, cioè, nel senso, se è per lavare i piatti non conteneva, non c'è grassi, cose così. Come dite, sì, immagino che si sono dei detersivi. Sì, figurati, avevano dei detersivi super ecologici. Tomati, l'olio, comunque grassi in generale. Andava bene, ci lavoravano le piante. Ah, sì. Ma se utilizzassero invece cerchiamo di non usare prodotti chimici. Se non hai soldi per comprare tutti i prodotti eco, bio, lava col sapore di Marsiglia, però una piccola quantità di detersivo per i piatti, secondo me lo combatte il papiro. Cioè, sono delle piante mostruose, cioè alla fine loro crescono vicino ai fiumi con gli scarichi industriali, cioè cosa gliene frega del Dixan? Però in teoria usi il sapore di Marsiglia. Sì. Sì, usate il sapone di Marsiglia. Comunque, sì, diciamo che di base quella era un esperimento che funzionava, perché quell'acqua non era così sporca, ecco. Però è interessante. Non è che ci annaffiavi tutto l'orto, però insomma l'acqua usciva, annaffiavi la pianta, poi sotto quel vaso. Avessi la lavagna. No, tu, allora, nel lavandino dove tu lavi le mani, tu togli il fondo. Tu togli il fondo e ci metti un secchio. Nel vaso, che può essere anche di, ripeto, quelli là, lettine che si usano per la biancheria, fai un buco e metti una chiave dell'acqua in basso. Sì, sì. Condensa il drenaggio. Perché succede? Sì, sì, assolutamente, assolutamente, sì. Questa è l'acqua drenata. Sì. Oh, se c'è qualche esperto in idraulica possiamo provare a farlo. Io non sono molto buona con le chiavi, cioè proviamoci. Anche perché vi giuro che saresti i primi ad averlo qui in Italia, perché sono impazzita a cercare delle foto. Fino alla fogna, eccetera, quindi non ce l'abbiamo. Questa è una cosa. Ecco, oppure nel vostro. Sì, io cercavo una foto, perché questa qua è una cosa carina che vi volevo far vedere, e non l'avevo mai fotografato nell'orto. E quando scrivevo, lo dicevo ieri a Marinella,
vaso, piante, fitodepuranti su Google, ma scordati che usciva una cosa così semplice, uscivano solo progetti stranissimi di architetti, cioè cose che io non capivo neanche come erano fatte, oppure super costose. Invece questa è proprio una cosa artigianalissima. Ti nozza rubinetto e compri, cioè trovi le piante che possono aiutare. Già che ci siamo vi faccio vedere quali sono. Quindi per la depurazione basta una sola vasca e l'altra puoi farne anche tante, perché ora vi do una resa. Cioè l'acqua che ti depura da un vaso finisce in un altro che sono ulteriore. No, esce direttamente dal vaso, perché il fondo è ben drenato, ci sono sassi, pietre. Devo dire, tipo, quella che esce direttamente dal vaso, dopo, in verità, come vuoi, può andare a finire per un'ulteriore depurazione in un altro vaso. Certo, sì, volendo sì. Io ho letto qualche parte comunque per parecchia gente lo fa. Sì, ci sono dei sistemi fitodepurativi sofisticatissimi. Questa è una cosa piccolina per il vostro orto di casa o per l'ipotetico orto comunitario di Trani, che prima o poi esisterà. Il primo. Ah, e se riusciamo a fare questa cosa del vaso fitodepurante, siamo i primi, secondo me. Cioè io non ho trovato documenti esistenti. Allora. Una ragione in più per fare i vasi fitodepuranti è che le piante sono bellissime. Vado a cercare la foto. Dai. Ce l'ha? Allora, queste sono alcune piante che possiamo usare in questi vasi. E quindi anche ora io in particolare non so se poi le stesse piante hanno altri, si possono usare per altri scopi, però sicuramente a livello ornamentale non viene brutta, perché ci metti, vabbè, il papiro, e poi ce ne sono tantissime altre. Io ho messo gli esempi che mi sembravano più famosi per capire che sono piante che volendo trovate al supermercato. Poi c'è questa, che è quella che di solito si usa da appartamento, c'è questa qua, la canna indica Lucifer, che è bellissima, e poi ci sono iris. Quella l'hai vista, la Lucifer. Questa non è una lezione di oggi, la rivediamo, non ti preoccupare. E poi tutti gli iris che sono bellissimi. E ce ne sono molti, molti altri. E poi qui vi volevo far vedere un'altra cosa importante, già che stiamo parlando di questo angoletto dove c'è il rubinetto, qual è la cosa più importante per annaffiare le piante? Lasciar riposare l'acqua, cioè qua tanti di voi lo sapranno già che l'acqua non va mai, non va bene annaffiare con l'acqua che esce direttamente dal rubinetto. Cioè, sono cose semplici, perché poi uno si lamenta, no, che schifo, ci avrò una malattia terribile, perché invece se fai attenzione alle cose proprio di base dall'inizio, per esempio quella dell'acqua, la devi fare decantare. Quindi cosa facevamo noi? Sempre nel solito lavandino senza fondo, da dove usciva l'acqua per annaffiare l'orto, abbiamo messo un recipiente come questo, che peraltro se riusciamo a usarlo con questo vengono benissimo anche le compostiere. Quindi io non... Ecco, sono bidoni per l'immondizia. Lui aveva il suo rubinetto di fronte e quindi tu ogni volta che vedevi che iniziava, che era quasi vuoto, lo riempivi e lasciavi riposare l'acqua. In questo modo intanto annaffi le piante con l'acqua a temperatura ambiente, che è molto importante, cioè né troppo fredda né troppo calda, perché la cosa della temperatura è ancora più grave di quella del cloro, perché io ora non so se avete fatto delle analisi nelle vostre acque quanto cloro c'è. Comunque un po' di cloro c'è sempre, perché lo mettono per disinfettare l'acqua dai batteri, insomma. Però a volte il problema è più la temperatura dell'acqua che la presenza del cloro. Quindi con questo sistema ti risolvi tutti e due i problemi.
Poi apri, lo puoi anche tenere scoperto, qui è chiuso perché ho trovato solo sta foto. Vai con il tuo annaffiatoio, lo immergi, intanto ti rinfreschi bene anche le braccia e annaffi l'orto. Quindi sono accortezze piccoline che però cambiano tantissimo. Però le un po' più grandi è un po' più complicato, comunque un minimo di identificazione con la temperatura dell'acqua e segno in interrati e sempre. Sì, sì, noi abbiamo deciso, dato che lo spazio era abbastanza ridotto, cioè stiamo parlando di spazi piccolini, cioè se non è l'orto comunitario comunque è casa vostra. Io in generale, anche lavorando come giardiniera, non mi fido tanto degli impianti di irrigazione, ce n'è sempre una. Poi durante l'anno funzionano sempre perfettamente, la volta che c'è proprio bisogno di loro perché devi andare in vacanza e si otturano o annaffiano solo da un lato, però vabbè, in agricoltura organica si usano tantissimo comunque gli impianti di irrigazione, non c'è nessuna, sono scelte personali. Io peraltro vorrei aggiungere che secondo me annaffiare le piante è proprio è meglio della meditazione, dello yoga, secondo me è un'attività molto piacevole, non so voi, cioè, non dà fastidio, ecco. Se non c'hai proprio un terreno gigantesco va bene. Non avevamo mai problemi sul fatto dell'innaffiare, c'era talmente tanta gente che voleva entrare nel programma di apprendisti che c'era sempre gente per l'orto. Anche, sì, anche perché in un orto comunitario tu puoi diventare, metti che voi fate un orto comunitario a Trania, Molfetta, dove trovate uno spazio. Cioè, mi immagino che molti di voi hanno anche altre cose da fare nella vita, però si crea, noi ci siamo trovati molto bene grazie alla tecnologia con Google Drive, comunque ci sono delle piattaforme dove puoi condividere informazioni, c'era un calendario e tu non so, la settimana puoi dire oh, io all'orto ci vengo solo il martedì dall'1 alle 3, tutto il resto della settimana io ho altro da fare, non ci voglio, quindi ognuno può decidere quanto tempo dedicare al progetto. Io vengo solo il sabato, sono libero la domenica, io vengo una volta ogni 2 mesi, oppure io ad esempio andavo quasi tutti i giorni, qualche ora. Quindi insomma non c'è il problema delle annaffiature, si riesce a farle perfettamente a mano. Però sì, di far decantare l'acqua, quello non mi dimenticherò mai di dirlo. E per quanto ma va da sé che intanto devi fare attenzione, perché per esempio se si svuota completamente, lì chi se ne frega, l'annaffi come capita, perché ti trovi lì, devi annaffiare, il bidone è vuoto e non succede niente, comunque le piante devono bere, però se fai attenzione a tenerlo sempre, sempre pieno, cioè poi il meccanismo va da sé, sì sì. No, no, un po' fatto alla cavolo, però non dovete impazzire. L'importante è che se vedi che a metà, lasci la. E poi quando lasci riempire il contenitore, di ricordarti di chiuderlo, perché mi è capitato di allagare l'orto completamente. Verifichiamo con tutto normale la scongiurata che ho fatto l'irrigazione a goccia, perché non ci possiamo avere. Che si sono inventati qualcosa anche per quello. Sì, ho un raffreddatore, però no, in realtà con gli impianti un altro degli svantaggi che non puoi controllare bene questo dettaglio. Allora, vi volevo far vedere un altro progetto. Bello, io qui ero appena tornata in Italia, non ho partecipato.
Questo Iztapalapa, si chiamava il quartiere, era sicuramente una delle zone più schifose di Città del Messico. Cioè, tutte le volte che vedevi foto sui giornali di cronaca con gente impiccata, sparata, era sempre Iztapalapa. Cioè, proprio una zona brutta, abbandonata, piena di delinquenza. C'era questo spazione gigantesco, ora vedo, ecco. L'area quindi enorme. Allora, io ero, ho iniziato come volontaria, apprendista, c'era un programma di apprendisti, io l'ho trovato su internet, diceva vuoi diventare apprendista dell'Orto Romita? Lo dico perché in più quartieri è anche difficile poi vivere, cioè devi stare nel contesto tutto riconosciuto, no? In che senso? Cioè, dobbiamo identificare, perché se stai in un ghetto di cittadini messi, veramente non No, cioè, facciamo la distinzione, cioè, la delinquenza parte anche dal fatto della povertà, poi non parliamo dei narcotrafficanti, vendette, la gente che vive in questi quartieri è vittima della situazione, però non ti immaginare quella situazione tipo ghetto dove... L'associazione era l'Orto Romita. Già inserita in un contesto sociale, immagino, no? Sì, praticamente questo qua è successo dopo 7 anni di vita dell'orto e quindi ormai era una prassi che ti chiamavano per chiederti di... E sono locali? È gente del posto. Cioè, come funziona? È anche quello che dicevo ieri a Marinella, che era figo magari riuscire a coinvolgere persone proprio del quartiere. Cioè, io ieri passeggiando per Trani non ho visto... Ma poi la sfilata... Ma sono sicura che c'è un sacco di gente che oggi avrebbe dovuto essere qua e non siamo riusciti ad avvisarla perché probabilmente non ha internet. Comunque qui è stato il comune che si è occupato di pubblicizzare l'iniziativa. Se no, come ti dicevo ieri, stampi un foglio con scritto, per esempio oggi facciamo un corso di orti alla biblioteca a quest'ora, e lo metti in giro e la gente si è interessata, viene. Comunque di qua tutta questa gente era gente che abitava in questo quartiere schifoso e noi eravamo più o meno in 4 o 5 persone. E i lavori in questo caso sono stati un pochino più lunghi, io li ho solo visti iniziare, poi sono partita, ma la costruzione di tutta quest'area avrà impiegato 3-4 settimane. Poco, perché c'erano veramente un sacco di volontari. Si lavorava tanto il sabato e la domenica. I prodotti poi? Allora, se tu dai la possibilità di vendere, i messicani lo fanno. Perché giustamente vicino all'Orto Romita c'era un orto comunitario, quello che vi ho fatto vedere prima, che c'erano i due gemelli, che erano i boss. E loro, cioè, se vai, andavano al mercato di fronte, vedevano che un mazzetto di rosmarino, non so, costava 45 centesimi, loro col cavolo tagliavano subito il rosmarino e lo andavano a vendere. Considera che però in Messico c'è l'anarchia, nel senso, non è che io in Messico posso uscire fuori da casa mia con un tavolo e vendere i miei prodotti, non devo avere una licenza. Cioè, in Messico la maggior parte delle famiglie ha un'attività di questo tipo. Tipo, lui il sabato gli gira, fa la paella, mette un cartello, vendo paella, la gente va e la compra. Quindi lì bisognerebbe poi riconvertire tutto questo secondo la legge e la burocrazia italiana, che mi rende conto sarà un casino allucinante. Però insomma... Solitamente funziona quando... Allora, ti spiego. C'è un
orto comunitario bellissimo a Città del Messico, che è composto da 16 camere di coltivazione lunghe 40 metri, quindi è enorme questo posto. E peraltro un appunto che vorrei fare parlando di quest'orto, che proprio dove c'era l'orto volevano costruire un eje, che praticamente sono delle strade che attraversano la città perché c'è troppo traffico, quindi praticamente a Città del Messico ormai stanno costruendo il quarto piano, quindi ci sono quattro strade sopraelevate in modo che tu possa praticamente volare sulla città per arrivare prima. In questo caso, dato che a livello sociale quest'orto comunitario aveva preso già così tanta importanza, anche come progetto di recupero per matti o gente con malattie psicologiche, schizofrenia, sono riusciti a impedire la costruzione di questa strada, perché il comune ha dovuto riconoscere che lì si stavano svolgendo delle attività importanti per il sociale. E comunque in questo caso loro se ne hanno organizzati così: 16 orti contenitori. Ogni orto aveva un responsabile. In teoria il responsabile dentro la sua parcella ci coltivava quello di cui aveva bisogno lui, le robe che gli piacevano di più, però poi facevano gli scambi. Quindi un responsabile che si occupa, io me lo vado ad annaffiare, io faccio le associazioni, io vado a piantare, però poi fra le 16 parcelle c'erano degli scambi. Quindi tu non avevi le patate, tu gli dava le patate, tu gli davi i fagioli. E questo per il consumo delle famiglie, e loro facevano anche il mercato, quindi vendevano. Io ora non so cosa vorrebbe dire qua fare un mercato con i prodotti dell'orto comunitario. Per me è quasi soltanto che si in attività sociale, in quest'orto avevano, proprio per ogni tanto recuperare dei soldi, perché un minimo di costi di gestione ci sono, hanno fatto una competizione di cuochi, quindi hanno chiamato i cuochi più famosi della città e hanno chiesto di cucinare dei piatti ispirandosi agli ortaggi di quest'orto, e poi avevano organizzato una cena e chi ci è andato ha pagato parecchio. Non so, menti che doveva pagare su 50 euro, e con questi soldi hanno raddoppiato praticamente la grandezza dell'orto, si sono raddoppiate. Quindi sono iniziative economiche con un po' di fantasia. La cosa della ristorazione funziona un sacco, tipo c'è il Puyol, che è uno dei ristoranti più famosi del mondo, più stellato al mondo, a Città del Messico, e lui ha tutti i prodotti dell'orto. Quindi anche installare orti nei ristoranti è una cosa che sta diventando sempre più di moda. Il calcolo dell'analisi che stava facendo di tutti i nuovi, di come il lavoro agricolo si sta trasformando in funzione del consumo, ha detto che a Torino si sta diffondendo questa cosa degli orti in affitto per i ristoranti, cioè i coltivatori vanno al ristorante e dicono che tu mi impatti questa consegna di orti. Nell'orto, dato che si parla di uno spazio che ti ha dato il comune, non è che puoi metterti lì a vendere. Quello che voglio ribadire è che dall'orto
con l'appoggio dell'orto e dall'orto possono partire milioni di iniziative economiche, anche proprio per viverci, interessanti. Da rivalutare tutto però con l'Italia, perché ad esempio io a volte mi mandavano a fare degli orti a domicilio, veniva tutto pagato a nero, cioè io in Messico non ho mai avuto un contratto di lavoro, tutto un po' così, cioè nessuno di noi aveva la partita IVA, cioè, quindi non lo so. Sì, sì. Comunque al di là della vendita, soprattutto in Messico, il paese, in realtà ci sono delle cose terribili. Per esempio noi ci sappiamo che se continuiamo a mangiare la verdura che mangiamo della grande distribuzione, i danni che ci fa mangiare questi prodotti si vede nel raggio di 15, 20 anni, 30 anni e magari non ti succede neanche nulla, perché anche noi, come gli insetti, cioè ormai nell'agricoltura industriale, cioè gli insetti, dato che vogliono continuare a rompere le palle, sono diventati immuni a qualsiasi tipo di veleno, per quello che gli agricoltori non sanno più dove sbattere la testa, non hanno più i soldi e non hanno neanche più il petrolio, cioè per quello che la situazione è degenerata. Però noi, anche noi abbiamo questo potere, cioè noi i veleni comunque li torneriamo. Infatti il radar ci ha accumulato molto questa cosa. Sì, siamo come ratti, quindi comunque sopravviveremo. A Città del Messico è molto più grave la situazione. Per esempio gli ortaggi, quelli che si trovano al mercato e al supermercato, la maggior parte delle volte vengono annaffiati con l'acqua dei canali sporchi, quindi lì c'è un po' proprio non mangio la verdura, oppure non, cioè per quello che si fa tanto anche nelle scuole, cioè non la mangio più, oppure se la mangio me la devo coltivare a forza. E quindi è una cosa che nasce non tanto proprio dalla moda, però proprio dalla necessità, oppure non hai soldi per andarti a comprare i bancali di terra, e a Città del Messico tutti i vivai sono molto decentrati. Io per esempio quando mi servivano delle piante dovevo fare 2 ore di viaggio, e quindi va da sé che la gente vuole imparare come fare la composta, perché non c'ha voglia di andare a comprare i sacchi di terra, il letame. Cioè lì secondo me sono nate le conoscenze più interessanti, perché sono nate proprio per bisogno, non so come spiegarlo. Questo tipo di lettiera come continua la costruzione? Vabbè, mattoni, cemento, e qui era stata usata la tecnica. Ma quindi tutto terra? Tutto terra. Tutto terra, sì. Non so. In questo caso, dato che c'erano a disposizione quantità enormi di terra, si chiama terra di hoja in Messico, è terraccia normale, e per drenarla invece, non so, dell'agri perlite, si mettono le foglie. E quello è veramente molto molto economico. Quindi in questo caso era stata fatta un miscuglio, non so, di 60% di terra de oca e tutto il resto di composta. Ed era usata questa tecnica famosa dell'orto, il metro quadro, di dividere l'orto a quadrettini in modo da sfruttare bene gli spazi e soprattutto facilitare il momento in cui devi dire: ah, qui ci ho messo il pomodoro, quindi adesso ci devo mettere un consumatore mediano. E il fatto di avere l'orto a quadratini aiuta in questo senso. Allora, l'avete mai vista? La vedremo. No, quello che abbiamo visto noi nell'anno precedente è un fatto anche a a questo livello, però così. No, uno spazio piccolino. Perché non è sempre un metro quadro, quello che faccio, ma è sempre. Ma no, 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 non è il concetto di
dividere lo spazio in quadrati, per intanto, perché è più facile poi avere un disegno, numerare gli spazietti, organizzare bene le consociazioni. E poi è come un sistema piccolino dove riesci meglio a strutturare la posizione delle piante, non so, magari tutto, da un lato metti i pomodori, ci ficchi due pali per far crescere i fagioli, quindi dal lato, a seconda di dove è messo il nostro quadrato, da dove arriva il sole, dove serve mettere un pochino più di ombra, è più facile da gestire perché sono quadratini. Ah, per la forma che non è, vabbè, che se ne frega. Ma se c'hai mattoni devi fare un quadrato. Cioè, si fa le cose più buone. Sì, si fa le cose più semplici. No, salviamo la luce della settimana prossima, capirete. Non ha. Questo era lo spazio. La comunità qua non è una cosa di, no, qua era solo il sì l'appoggio per piantare le piante, e quindi sì. No, no, volendo puoi lasciare interrare il filo, però in realtà è solo una cosa. E poi la sopra è sempre. Sempre. La pacciamatura sempre, forever and ever again. Sì, sì. E poi, per esempio, qui dipende dal materiale che è più facile. La pacciamatura intanto è solo non lasciare la terra nuda, mai. La terra nuda. Pacciamatura. Che come si chiama in permacultura? Mulch, mulch. 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 Comunque consiste nel non lasciare la terra ignuda. Perché in natura questa cosa non esiste, ce lo facciamo solo noi. Cioè, se vai a osservare il bosco, vedi che le foglie che cadono hanno una funzione. Questa funzione è di mantenere l'umidità nel terreno. Nell'orto aiuta un sacco per impedire la crescita di infestanti. E poi le foglie, per esempio, concimano anche, quindi la pacciamatura sempre, anche nei vasi che avete in casa, se esteticamente non vi disturba, potete mettere delle foglie e così si diminuiscono moltissimo le annaffiature, ma lo vedremo in questi giorni. Anche le foglie da potatura? Le foglie da potatura vanno bene, ma se sono malate no. Sì, però se una, non so, è una noce che ha avuto il cancro, no. Quella attenzione. Ma posso dire che questo è un punto di ora? Sì. C'è la permacultura. Posso anche... Mi vuole parlare della permacultura, dei nostri permacultori. Tutte le tecniche che vedremo in questi giorni si sono ispirate a una delle tante agricolture che io chiamo d'avanguardia, cioè la permacultura, l'agricoltura sinergica e la biodinamica principalmente. E non devi andarti a leggere i libri, perché poi tu ti vedi direttamente la parte divertente, cioè come metterli in pratica. Nell'orto, in tutti gli esempi che stiamo vedendo, non si seguiva una di queste in particolare, però la maggior parte delle tecniche erano ispirate alla permacultura.
Alzati, prendi. Ma è un sistema di progettazione degli insediamenti umani, quindi diciamo va dall'architettura all'agricoltura anche alla sociologia, volendo, perché si progettano anche sistemi di relazioni umane. Infatti è molto diffusa nella creazione di ecovillaggi, per esempio la permacultura, ed è stata fondata nel 1973 o 6 da due australiani che si chiamano Bill Mollison e David Holmgren. Permacultura viene da due parole inglesi che sono permanent e culture. Culture in inglese è sia cultura che coltura, agricoltura, ed effettivamente all'inizio era semplicemente un sistema agricolo, in particolare che mirava a coltivare piante perenni piuttosto che annuali. Cioè sostanzialmente loro proponevano sistemi di policolture, quindi piante mischiate, e con un prevalente utilizzo di piante perenni oppure autoriseminanti, quindi abolendo, diciamo, le annuali. Per capirci, diciamo, colture principali piuttosto che il grano, noci, no? Perché sono più sostenibili, perché nelle annuali spesso appunto si ara, si lascia la terra nuda, è una gestione molto più impattante rispetto invece a un albero che può essere gestito diversamente, o comunque anche una pianta di carciofi. Tu, una volta che hai messo il carciofo, poi stai tranquillo, tra virgolette, per 5, 6, 7 anni. Quindi diciamo è nata così. Poi nel corso degli anni si è ampliata, andando ad abbracciare praticamente tutto ciò che riguarda l'insediamento umano. Quindi sostanzialmente ti si chiede in permacultura: che cosa devi fare qui? Devo abitare. Benissimo, c'è della terra, allora partiamo dalla casa, il recupero dell'acqua, l'utilizzo delle acque grigie, l'utilizzo delle acque nere, l'integrazione dei vari sistemi tra di loro. Quindi queste acque le uso per l'orto, e l'orto lo uso per fare il compost lo uso per mangiare, e la mia cacca la uso per fare ulteriore compost, eccetera, eccetera. Quindi per rendere tutto più sostenibile. Il principio base comunque è nell'imitazione dei sistemi naturali, quindi tutte queste cose si fanno appunto imitazione dei sistemi naturali. Cioè, diciamo, è poco equilibrio, ma anche imitazione. Cioè, per esempio, il discorso della pacciamatura non lo faccio perché, o semplicemente perché facendo dei calcoli ho visto che uso meno acqua oppure ci sono più batteri, ma spessissimo osservo la natura, ne capisco alcuni meccanismi e cerco di applicarli in. Quindi c'è molta osservazione prima di tutto, poi progettazione, e si cerca di lavorare il meno possibile. Questa è un po' la logica. Grazie Giuseppe. Allora, io man mano che lei parla, io scrivo. Allora, mi spiega. Stamattina abbiamo fatto un po' un'introduzione e oggi iniziamo con i semi e la germinazione. Se imparate a germinare, avrete nelle vostre mani milioni di varietà, tutti i fiori che volete, tutte le verdure che volete. È una pratica che bisogna assolutamente imparare. Per fare questo, naturalmente useremo materiali riciclati, quindi vi chiedo di portare bicchieri di plastica, vasetti di yogurt, contenitori di plastica per il gelato, del latte, del succo di frutta, qualsiasi cosa. Scusi, così tetrapack. Tetrapack. Poi, se avete dei semi che volete condividere, possiamo improvvisare un banco di scambio di semi, che ci sta sempre. Quindi, se avete dei semi in più, poi tornate a casa con un altro tipo che non avevate. Poi, per farvi vedere, ci sono alcune tecniche per tirare fuori proprio produrre i vostri semi.
essere indipendenti in quanto a produzione di semi. Per questa ragione, se avete qualche verdura a casa che volete portare e sacrificarla in questa operazione, una zucchina vecchia, un peperone, cerchio, porta una roba che diciamo non vi attira più da un punto di vista alimentare. Poi se avete la compostiera a casa potete contribuire portando anche solo un mezzo sacchettino di composta, un po' di terra, quello che avete che vi sta, cioè se non avete la macchina giusto un sacchettino, quello che potete portare. Noi comunque portiamo già qualcosa. Sì, sì, sacrifico il mio. Serve oggi rifiuti di cucina? Oggi no, vero? No. Paglia hanno oggi? No. Giornali, cartoni? No, 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 no. Ok. Poi? Vabbè, questa è tutta roba che porto io. Pennarelli indelebili ce l'hai? Vari? Sì, no, sì. Abbiamo. Anche loro. Forbicini hai qualcuna? Sì. Sì, sì. Vabbè, io scrivo la roba che serve, che porto anch'io. Poi oggi vi faccio anche vedere come fare un test di germinazione, fai da te. I semi hanno in genere una scadenza o perlomeno una... Sì, i semi vanno in media dai 2 ai 5 anni, non sono completamente immortali, quindi considera... 2-5 anni a seconda della varietà, però se proprio uno è lì da 20 anni puoi provare a fare un test di germinazione per vedere se funziona ancora, ma non credo. Sì, la temperatura, il frigorifero, uno fa il test. E io sono curiosa del test. Vabbè, il tavolo? Ma il test è una cavolata, se non pensare. No, vabbè. Cavolata, facilissimo. E che altro vi dovevo dire? Vabbè, noi là staremo, cioè abbiamo il tavolo, staremo più o meno in piedi. Se poi voi avete dei problemi deambulatori, portatevi un cuscino, una scoglietta. Vabbè, no, chi non conosce la villa comunale, la parte dove siamo noi, vicino alla Cassa Armonica, dove a terra è asfaltato, ci sono delle banchine lì intorno. E c'è molta ombra, tra l'altro siamo nella settimana di Villa in Fiore, quindi troveremo tutta una serie di installazioni e secondo me è anche interessante fare delle osservazioni, perché una serie di floricoltori di vari stili locali hanno fatto delle installazioni, secondo me potremmo anche cominciare a osservare quelle che a mio avviso sono assolutamente, cioè, insostenibili, puramente estetiche. Andiamo a fare i criticoni, grazie le palle. No, però è importante. Cioè suo, così carino, però quello è quello che... No, no, non fiducia sulla permanenza, sia perché puntano sul rifarlo ogni anno. Vabbè, ma guarda che in villa in affianza, cioè hanno impianti di irrigazione, sprecano tonnellate, cioè metri cubi. Ma anche le aromatiche, vedete, con questi terreni sono già condizionate, fatte in serra, la torta... Vabbè, oggi osserveremo appunto quello. Oggi osserveremo quello, infatti. Comunque quelle piante forse le butteranno, allora le prendiamo noi per il laboratorio. No, spegni lo stringi. No, scherzo, no. No, ci sono certi vasetti la parte che censurata. Secondo me cioè, hanno poca vita e dargli una vita nuova non sarebbe male. Fai un live notturno. Ah, poi dato che non sono previste delle dispense, se volete portarvi da scrivere. Io il materiale di sorta, come quello degli altri docenti, a fine corso poi viene raccolto, verrà messo sul sito dell'ARDI, quello che lei vorrà lasciarci, quindi per imperitura memoria. Ah, e poi mi scrivo. No, volevo anche chiedere un'altra cosa. Se qualcuno, noi oggi pomeriggio non abbiamo lo streaming, la regione ci chiede di fare dei vari laboratori che facciamo, e sarebbe carino fare uno storytelling, cioè una parte delle cose che faremo diventerà come un diario. E il lavoro con Isotta potrebbe essere uno di questi, proprio perché dura 4 giorni, faremo tante cose diverse e alla fine dovremo proprio realizzare una cosa che resta lì. Se qualcuno di voi ha una telecamera, no?
qualche fotocamera che fa dei filmati, o comunque portate delle macchine fotografiche, più materiale abbiamo, chiaramente lo sguardo di ognuno di noi è differente, quindi è interessante anche quello. E niente, ho messo la mia email, volevo metterla, farvi una schermata con tutti i miei dati nell'esterno, mi sono dimenticata. Io mi prendo la responsabilità di assistervi se mi mettete a fare l'orto in casa o per qualsiasi progetto vogliate iniziare, potete scrivermi o vi aiuto. Io sono da Torino, però se mi invitate verrò a vedere gli orti con i vostri occhi. Questa è la mia mail. Quando è che sta il festival? Ariano Folk Festival. Ah, e poi andiamo all'Ariano Folk Festival, se volete facciamo la gita scolastica. Vuole venire, vuole tornare per la... Voi lo conoscevate l'Ariano Folk Festival? Lei me lo... Io vado per sentire Chico Trujillo.